Ciao a tutti amici di YouTube, bentornati alla vostra tia. Oggi siamo qui, benvenuti su Peggle. Eccolo qua. È un gioco bellissimo, è semplicissimo ed è il riassunto della mia vita in questo periodo. Sto giocando solo a questo gioco, mi sta scimmiando un macello. Ora vi farò vedere un pochino un livello magari della storia, anche se l'ho già fatta sul telefono. Innanzitutto volevo ringraziare Marco, che è un mio compagno di classe. Vi lascio il link in descrizione del suo canale. Ancora non ha portato video, ma semplicemente perché vuole aspettare l'estate per iniziare a fare video. È semplicemente un flipper, diciamo, dove tu devi lanciare la pallina e devi fare più punti possibile. Devi fare più punti possibili e che cosa devi fare anche? Nell'avventura devi distruggere tutti i pallini arancione, diciamo, ok? Intanto sto facendo un tiro dalla Madonna comunque. Questo gioco me l'hanno fatto conoscere quei due sul server, hanno fatto molti video di sfide, diciamo, tra di loro. E mi ha divertito un casino, mi hanno divertito un casino perché c'è tipo Redez che ha un culo assurdo. Però vabbè, fa niente, questi sono dettagli. Se ci volete giocare, naturalmente vi lascio il link del video da cui ho preso il link del gioco. In quel link non trovate soltanto Peggle in questa versione, quindi Peggle Deluxe, ma troverete anche Peggle Knights, che ancora non ho giocato. Spero che sia uguale a questo, cioè nel senso spero che sia anche più bello di questo. E niente, questo è Peggle. Questo qua è un video, diciamo, un pochino vlog. Non vi porterò la storia di questo gioco, perché da soli, diciamo, che può essere, cioè, come video su YouTube da solo è un pochino noioso. Vi porterò, diciamo, delle sfide, perché su questo gioco si possono fare anche delle sfide molto fighe. Quindi questi video li porterò insieme a, che ne so, insieme a Giulia o insieme alla Leti, a mia sorella. Quindi niente, non vi porto la storia, non solo perché è noioso da portare da solo, ma anche perché voglio portarvi il gioco completo, diciamo. Quindi per avere il gioco completo bisogna sbloccare tutti i personaggi nella storia. Ogni personaggio possiede naturalmente un potere diverso. Quello del granchio non so se l'avete visto, intanto ho fallito livello, vabbè, fa niente. Praticamente il granchio ha funzione di flipper, diciamo. Ai lati dello schermo vengono fuori le sue chele, come vedete, e se clicco c'è l'effetto flipper, quello che fa... Capito, no? Poi c'è il coniglio, che è quello più sculato di tutti quanti, c'è il gufo zen, c'è il drago, sono veramente fatti bene i personaggi. Quando avrò finito la storia vedrete la gamma completa di personaggi, perché sono uno più epico dell'altro. E niente, questo è Peggle, adesso stiamo finendo questo livello che non riesco a portare avanti, perché non chiedetemelo, intanto c'è il pesciolino che se ne va da solo, fa niente. E niente, questo qua è Peggle. Fatemi sapere se vi può piacere come gioco, se vi interessa. È un gioco molto semplice, naturalmente non è diciamo emozionante come può essere un gioco d'avventura, diciamo. Solo che è un gioco che ti prende tantissimo e spero che il culo che viene fuori magari durante qualche tiro strano vi faccia divertire, ok? Detto questo, io mi finisco questi livelli qua, mi finisco l'avventura. Intanto potete notare come parlando non riesco a finire neanche un cazzo di gioco di livello di Peggle. Detto questo, l'appuntamento di oggi può finire qua. Fatemi sapere se siete contenti che io vi porto questo gioco qua. E niente, lasciatemi un mi piace, commentate e condividete e mettete un mi piace, che l'ho già detto. Iscrivetevi al canale. Ciao!